Cioè, ragazzi, io sono Vicino 25, oggi siamo qui sullo Track Simulator 2. Mi sono messo molto a sinistra perché non so se la corsia. No, si divide giusta, si divide. Ok, perfetto. Perché voi lo sapete, quando ci sono due corsie e poi c'è un'uscita, può darsi che quelle due corsie diventano una corsia e una corsia. E poi diventa un casino. Vabbè che si può rientrare quasi sempre, però in questo caso non si poteva rientrare, era un casino dover rientrare. E quindi, beh, meno male che sto sempre al centro, così stiamo tranquilli, tranquilli. Arriveremo fino al chilometro 7,50, guarda sempre lì nel riquadrino. Qualcuno mi chiede perché faccio i video così corti. Non è che li faccio corti, è che faccio 250 km all'episodio, quindi poi è quello il problema. Non so, se sono in autostrada a 250 km li faccio anche velocemente. Se però sono tipo in campagna o in città ci metto un po' di più, ci metto, quindi ci vuole il tempo che ci vuole, insomma. Peraltro mi va bene che noi dormiremo fra 5 ore. Fra 5 ore sono le 20. Se sono le 20, grandissimo, perché non viaggiamo di notte. A me viaggiare di notte mi sta un po' sul culo, quindi vabbè, non mi piace viaggiare di notte. Intanto non si stanno facendo sentire i miei operai, chissà che fine hanno fatto quegli altri. Ce n'è uno che guadagna molto molto, mi fa guadagnare tantissimo. Comunque ormai abbiamo una bella struttura, noi grande, guardate qui, Elia, no, Ella è una ragazza, 3.000 euro, va bene, li portiamo a casa, non lo fa niente, poi ci dobbiamo comprare il camion, i soldi per il camion ce l'abbiamo. Probabilmente io comprerò i camion anche per gli autisti nel garage del Regno Unito, non l'ho ancora sistemato. Perché non l'ho sistemato? Perché prima mi vendo questo, cioè sposto questo nel Regno Unito, io me lo compro nuovo e ci può stare, ci può stare. Qui c'è un autovelox, ma noi ce ne sbattiamo i coglioni, come al solito. Va bene rispettare le regole, però a un certo punto, guarda questo, si è messo al centro. Cazzo ti metti al centro, c'è la mia corsia al centro. Dovrebbero farmi la corsia 1125, così io viaggio sempre in quella corsia e chi se frega. Anche perché sto traffico è un po' infernale, il traffico è infernale. Allora, qui devo stare sulla. No, ok, sto bene qui, sto bene qui. Non so assolutamente dove siamo, sapete che non so dove siamo? Hannover, stiamo andando verso Magdalena. No, Magdal. Guarda che cazzo ci mette tre quarti d'ora per dirmi il nome. Magdeb. Non so dove cazzo stiamo andando, però stiamo andando da qualche parte. Vi assicuro che il viaggio arriverà a una conclusione. Non pensate che stiamo viaggiando così tanto per viaggiare. Abbiamo una meta, e che non la so. E quello è il problema. Magdeb. E vaffanculo, dimmelo, no? Magdeburn, secondo me è Magdeburn. Ormai, guarda che si muove, posa, bellissimo, bellissimo. Avete visto che c'era un mezzo agricolo per lo spostamento della legna che si muoveva, bellissimo, bellissimo. Magdeburn, Magdeburg, ok, ci siamo, ci siamo. Ah, stiamo andando verso Magdeburg, da Hannover a Magdeburg, ok, perfetto. Bastava dirmelo prima, basta scrivermelo, no? Porca mignotta, ok, stiamo centrali perché oggi stiamo guidando male. Questo viaggio, non so se è il camion, ma non lo sento proprio perfetto. Lo sento un po' morbido, eh. Eppure dovrebbe essere bello stabile, perché dovrei avere dovrebbe essere un 6x4, credo che sia un 6x4, non lo so. Magari il prossimo invece di prendere un 6x4 lo prendiamo di quelli corti, vediamo un po' se ci troviamo meglio o peggio. Non lo so, non mi trovo. Bello è bello, ma non mi trovo bene questo camion. Sarà. È un po' la sensazione di guida che non me la sento. Forse perché è troppo morbido con le sospensioni. No, non lo so, non lo so perché. Comunque, qualcuno mi ha chiesto perché non faccio due serie parallele di Eurotruck, una così regolare e una con le mod. No, 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 perché due serie sarebbe impossibile per me da portare. Peraltro, poi tra una puntata e l'altra della serie con regolare della carriera diventerebbe troppo, troppo lunga. Quello che invece farò è provare tutti i camion che al momento possiamo provare senza mod e poi dopo spostarci sulle mod su questa sempre carriera. Quindi si può fare, si può fare. Faremo così, faremo per evitare problemi. Spero sempre, dovrò fare sempre un salvataggio quando installo le mod, però proveremo dei camion sicuramente, ma li proveremo camion mod, quindi mod esterne, ma li proveremo alla fine dopo aver provato tutti i camion che ci sono già nella realtà in questo gioco, cioè ci sono già in questo gioco. Quindi dopo aver provato l'Iveco, il Renault e lo Scania, e poi dopo andiamo sulle mod senza stare a preoccuparci.
Dico che non prendo lo Scania per ora, perché magari non lo sapesse. Lo Scania lo prenderò poi dopo, quando arriverò al livello 25. Per ora prendere lo Scania è un po' un peccato, perché a livello 25 mi sblocca il motore più potente degli Scania, quindi che è meno potente del Volvo. Sapete che lo Scania più potente è meno potente del Volvo più potente, che adesso ho detto troppe volte più potente, però chiariamo meglio il concetto. Cioè, il Volvo ha un motore più potente di quello degli Scania. Purtroppo è così in questo gioco. Non so se la realtà è così o meno, perché mi sembra che il Volvo abbia quei 30-50 cavalli in più. Quindi boh, non lo so se nella realtà è veramente così oppure no, però penso di sì, anche perché Eurotrack rispecchia molto bene i motori, le caratteristiche che hanno i camion nella realtà, visto che comunque compra le licenze, tipo alla DAF avrà dato dei soldi per dirgli: scusami, mi fai usare i tuoi camion, il tuo marchio dentro al mio gioco. La DAF ha detto sì, dammi 100.000 euro, tipo, siamo contenti così, siamo contenti. Quindi ci sono queste cose. Però ho fatto un piccolo errore di... vediamo se è vero, 3 ore e 40. 3 ore e 40, ci dobbiamo fermare dopo Magdeburg, se no siamo troppo Magdeburg. Ci fermiamo alla prossima, sperando di trovarla, perché non so quanto ci mettiamo adesso. Perché adesso siamo veramente troppo presto, se andiamo a dormire adesso e a fare anche benzina, poi succede che si incasinano le distanze, dobbiamo fare due soste. Se invece riuscissimo a dormire proprio alla fine delle ore, sarebbe l'ideale, sarebbe. Anche perché io correndo in questo modo riesco a recuperare un po' di terreno, penso che 500 km dovrebbero bastarmi, sì dai. Fermiamoci alla prossima, non a questa. Peraltro ho sentito un rumore, non so cos'è stato quel rumore. Vabbè, aspettate un attimo che guardo la videocamera. Sì, sta registrando. Sì, si sta registrando. Di solito ho 10 ore di registrazione su quella scheda 16 giga. Ho sentito un rumore e non so cos'è stato, però non facciamoci queste domande. Domande inutili che non servono in questo momento. Casomai la fine del viaggio sarà senza videocamera. Senza G27. No, col G27, ma non sarà registrato. Però strano. Vabbè. Comunque siamo arrivati, mancano 50 km alla fine della puntata, ho un po' male al culo, non sto comodo per niente, non so come stare, se sto troppo inclinato col culo mi fa male il pezzo finale della schiena, se sto seduto sul culo mi fa male proprio il culo, la chiappa vera e propria, quindi è sempre un problema, ma io me ne infischio. Quindi continuiamo così, benzina credo di averne abbastanza, questo mi taglia la strada ovviamente, mi tagliano sempre la strada e poi non vanno, spostati. Ok, si è spostato, perfetto. A volte mi tagliano la strada e poi non camminano. È una cosa incredibile. Qui devo girare a destra, chissà se devo girare a destra. Non si capisce. Fammi vedere, sì, devo arrivare fino alla fine. No, allora va bene qui. Quindi stiamo su questa corsia centrale. C'è un po' di traffico, qui in Germania. In Germania c'è sempre traffico. Vabbè, comunque, noi stiamo da questa parte. Infischiamocene delle altre macchine, comunque c'è del traffico ma non ci sta rallentando a noi, ci rallenterà magari adesso, però vabbè, un po' di traffico ci deve essere, se no che cazzo facciamo senza traffico, dov'è il realismo? Non ci sarebbe realismo. Intanto sto facendo incidente. Ok, freniamo, questi qua frenano tantissimo. Ok, tagliamogli la strada a questi, guarda se mi dai la strada, sì. Anche perché se gli tagliamo adesso la strada, poi dopo ci infiliamo meglio. Guardate che bella qui la centrale elettrica. Molto carina. Ok, stiamo con questa marcia. Ok così. Non viene nessuno, ci possiamo di nuovo mettere al centro. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Dodicesima di nuovo, di là c'è qualcuno? No, non c'è nessuno, comunque mettiamoci noi perché dobbiamo uscire qua. Verso Berlino, Posen, l'altro non l'ho letto. Berlino l'ho letto però. Credo che ci sarà poi una sosta. Sì, più avanti c'è. Ok, sotto Berlino, dopo Berlino c'è una sosta. Perfetto, passiamo sotto Berlino, quindi costeggiamo Berlino. Nella prossima puntata ci dobbiamo fermare per forza. Quindi qua mettiamo la freccia. Scendiamo così sugli 85 con un filo di acceleratore. Che non vorrei ci fosse qualche problema qui davanti, che non lo vedo. Non c'è nessuno, quindi acceleriamo al massimo. E va bene, noi ci vediamo nella prossima puntata e ci fermeremo anche da fare la sosta e a fare benzina. Ciao!